Facciamo un passo avanti. Nel momento in cui il bambino viene da voi e c'è una diagnosi, diciamo così, di sovrappeso o di obesità, come si fa a fare un'educazione alimentare sia per il bambino che per la famiglia? Come si fa a cambiare stile di vita? Perché non si tratta solo di dare una dieta, immagino. Assolutamente, hai detto la parola giusta, educazione alimentare. I nostri sono percorsi che mirano all'educazione alimentare. Nell'ambito ospedaliero l'abbiamo strutturati attraverso un'attività di day hospital, in quelle obesità complicate di cui parlavamo prima, sia di tipo individuale, in alcuni casi anche di gruppo, in cui lavoriamo in un'equipe multidisciplinare in cui c'è il pediatra dietologo, c'è la nutrizionista, c'è la psicologa, se serve chiaramente c'è la neuropsichiatra o l'epatologo o l'endocrinologo, quando chiaramente servono. Facciamo degli incontri, in genere facciamo 3-4 incontri, più o meno uno al mese, in cui i ragazzi vengono da noi, dove ci sono problemi particolari dal punto di vista individuale, quindi fanno il percorso individuale. In altri frangenti invece facciamo dei percorsi di gruppi, i bambini mangiano insieme, poi i genitori hanno un incontro con il medico e con la psicologa, i ragazzi hanno un incontro insieme con la nutrizionista, e quello su cui lavoriamo è definire ad ogni incontro degli obiettivi semplici, vedere come l'hanno messo in pratica, obiettivi di cambiamento. Io in quei percorsi dico ai genitori, non sono molto interessato a come va il peso, sono interessato se ci sono stati dei cambiamenti. E in quel esempio uno degli aspetti importanti che stiamo curando sempre di più, perché una delle cose secondo me più problematiche è la selettività di questi bambini, cioè bambini che non mangiano frutta, non mangiano verdura, non mangiano pesce, non mangiano legumi. Su questo noi facciamo dei percorsi di tipo multisensoriale, cercando di stimolare il bambino ad approcciarsi al cibo in maniera diversa, andarlo a conoscere, andarlo a toccare, certo, prepararlo lui, e quindi stimolare la famiglia a cambiare certe cose a casa. Come dico io, bisogna svuotare il frigorifero e ricolorarlo, frutta, verdura, latte, yogurt, in maniera tale che ci sia un cambiamento. Cioè è fondamentale che la famiglia si integri in questo percorso, partecipi, e il bambino, se vede il cambiamento, cambia. Dove ci sono famiglie che cambiano, i risultati ci sono. E i genitori sono contenti. Certo. Io ho dei genitori che mi dicono, sa, ho perso 7 o perso 8 kg. I genitori che magari mi hanno chiesto, devo andare dal dietologo. La mia risposta è, faccia il percorso con suo figlio. Poi se serve andrà lei, ovviamente, al suo dietologo. Ma in genere dei risultati ci sono.